Buongiorno, buongiorno a tutti da Nicola Paratrading e benvenuti come di consueto ai webinar organizzati e sponsorizzati da Kimura Trading, grazie alla quale ovviamente sono gratuiti per tutti voi che li seguite, spero con piacere. Anzi, come sempre, questa diretta viene registrata e pubblicata sul mio canale YouTube Nicola Paratrading. Mettete un like se vi piace ovviamente il video e dateci dei feedback così da poter migliorare per voi sempre di più i contenuti di queste dirette. Come sempre, il mercoledì alle 11 abbiamo cambiato orario ultimamente, però per le prossime puntate cercheremo sempre di mantenere il mercoledì alle 11 come appuntamento fisso per queste dirette. Di cosa parliamo oggi? Dei volumi. Titolo molto molto semplice e sintetico, ma che racchiude veramente un mondo veramente infinito, complicato, molto ampio, difficile. È una tematica molto molto discussa. I volumi sono sicuramente fondamentali, molto molto importanti per chi opera sui mercati finanziari, ma sono difficilmente reperibili. Se vogliamo davvero ottenere ed avere un dato completo, ma ne parleremo fra pochissimo. Ovviamente sono i volumi, semplicemente sono l'aggregato totale, no? Complessivo di scambi che vengono fatti sui mercati finanziari. Se noi, per esempio, adesso qua ho un grafico del DAX, del indice tedesco sulla piattaforma di Kimura Trading. Noi possiamo per esempio avere sulla parte inferiore del grafico, come spesso accade, come spesso vengono mostrati sulle piattaforme, l'aggregato totale dei volumi, quindi tutti gli scambi sul DAX, c'è chi compra, c'è chi vende, c'è chi lo fa con una posizione, con un pezzo, un DAX, un lotto, un future, un CFD, un mini, un micro, insomma, chi più ne ha più ne metta, e chi lo fa invece con 5, con 6, con 8, con 10. Alla fine della giornata, la somma totale di tutti i DAX che sono stati comprati e venduti da tutti gli operatori ci andrà a mostrare una barra, un totalone, un numero complessivo totale nella parte inferiore del grafico. Lo vedete qua. Queste piccole barre alla fine della giornata, perché stiamo parlando di una candela giornaliera, queste sono tutte candele giornaliere, grafico daily. La barra sottostante rappresenta i volumi totali di quella giornata. E qua si apre un dibattito molto interessante, cioè i volumi che noi vediamo sono un dato completo? Sono i volumi del DAX, ma esattamente a che cosa fanno riferimento? E purtroppo qua io sono uno di quelli che dice che per quanto importanti siano i volumi, difficilmente noi abbiamo un dato completo. Facciamo un esempio, e anzi manteniamo come esempio direi proprio il DAX, che è uno degli strumenti, sicuramente uno degli indici più tradati da tutto il mondo, in particolare da noi europei. Noi compriamo e vendiamo il DAX. Il DAX però, attenzione, può essere comprato e venduto in una miriade di luoghi virtuali e modalità infinite. Come si comprano le mele e le pere al mercato sotto casa, che ne so, prende il nome del quartiere dove il mercato stesso, il luogo fisico dove viene effettuato, anche il DAX, per esempio, può essere comprato e venduto sul mercato che si chiama Eurex. Eurex è il mercato europeo, è il mercato, diciamo, ufficiale, regolamentato, dove si può comprare e vendere il DAX, e quindi gli ordini che vengono inviati, in questo caso sul future, non sul CFD, DAX, quello grande da 25 euro punto, oppure mini DAX, quello piccolo da 5 euro punto, arrivano appunto in questo luogo virtuale che si chiama Eurex, dove il DAX viene comprato e venduto e dove tutti gli ordini degli operatori arrivano. C'è chi compra, c'è chi vende, questi ordini vengono matchati, incrociati l'uno con l'altro,
qualcuno compra, qualcuno vende e il DAX sale e scende. Attenzione però che se noi abbiamo una piattaforma che ci mostra, per esempio, il DAX più su quello grande, ci potrà dare questa piattaforma, per quanto brava, per quanto efficace ed efficiente, i volumi del DAX sul mercato Eurex. Quindi noi avremo quei dati di posizioni comprate, vendute in real time, nella maniera più efficace possibile, del mercato Eurex. Ma la domanda che ci dobbiamo porre è: il DAX può essere scambiato solo sul mercato Eurex o ci sono altri luoghi dove viene comprato e venduto? La risposta evidentemente è: ce ne sono un'infinità. Il DAX può essere comprato e venduto fuori mercato, OTC. Può esserci uno scambio, per esempio, fra due istituzionali, un accordo, una trade fra due istituzionali che viene fatta fuori mercato o anche solo da un singolo istituzionale, attenzione. E se è fuori mercato, se è OTC, noi questa trade non la vediamo sul mercato cosiddetto regolamentato, quello ufficiale. Ma non solo, non è finita qua. Ci sono veramente tante, tante possibilità. Ci sono le dark pool, sono dei mercati secondari. Ci sono, per esempio, degli accordi che possono essere fatti, degli scambi fra un istituzionale e il conto proprio di una banca. Vi faccio un esempio. Io ho lavorato come trader per alcune banche di investimento italiane, Banca Aletti e Banca IMI, nello specifico. E ho lavorato sia al conto proprio, quindi facevo trading come faccio adesso, però con i soldi della banca, oppure conto terzi, quindi arrivavano gli ordini da altri soggetti, da altri trader, da altri clienti istituzionali, per esempio, e noi li andavamo ad eseguire. Ma attenzione, potevamo eseguire per conto del cliente istituzionale questi ordini dove ci pareva. Fondamentalmente ci sono delle regole chiaramente da rispettare, però questi ordini potevano essere banalmente un ordine sul DAX, poteva essere eseguito appunto sul mercato primario ufficiale, l'Eurex, il mercato regolamentato, ma poi potevamo per esempio prendere l'ordine dell'istituzionale e incrociarlo con un ordine del nostro conto proprio, dei trader conto proprio, perché ci veniva comodo. Chiaramente la regola è rispettare, molto, molto semplice da rispettare, cioè devi dare al cliente istituzionale, a quello a cui esegui l'ordine, un prezzo uguale o addirittura migliore di quello che lui troverebbe sul mercato o comunque sui mercati sul miglior book. Vi faccio un altro esempio. Un ordine sul DAX può essere eseguito tramite il cosiddetto internalizzatore sistematico. Praticamente tutte le banche di investimento hanno un internalizzatore sistematico. Che cos'è? Semplicemente è la banca di investimento che fa da mercato. Anche qui, regola semplicissima da rispettare, tu puoi eseguire l'ordine di un tuo cliente istituzionale senza andare sul mercato e sei tu, banca di investimento, che fai da mercato. Quindi internalizzi l'ordine, te lo tieni in pancia tramite appunto il tuo internalizzatore sistematico, semplicemente dando ancora una volta un prezzo uguale o migliore al miglior prezzo che il cliente istituzionale troverebbe sul mercato. Quindi crei un mercato parallelo. L'internalizzatore sistematico non è altro che uno degli infiniti mercati paralleli che ci sono su tutti gli strumenti, che tu crei mettendo insieme vari ordini di vari soggetti, i tuoi trader conto proprio, i vari clienti che tu hai, e senza andare sul mercato a eseguire l'ordine, sei tu che fai da mercato per i clienti istituzionali. E qua si apre un mondo, quindi capite che le dark pool, il fuorimercato, l'OTC, gli internalizzatori sistematici, gli ordini incrociati fra un cliente e il conto proprio della banca. Insomma, sono tutti volumi, sono tutti scambi che se voi avete semplicemente, come accade con tutte le piattaforme, banalmente il dato dei quantitativi, dei volumi scambiati sul DAX, sul mercato regolamentato Eurex, tutto il resto non lo vedete, non lo potete vedere. Quindi purtroppo,
il dato sui volumi risulta un dato parziale, un dato incompleto. E cosa servirebbe per renderlo completo? Servirebbe banalmente un terminale Bloomberg che vi possa dare perlomeno a fine giornata tutti i volumi in blocco, vari scambi effettuati sugli N mercati secondari che esistono, ma ancora non basta. Non riuscireste comunque a completare il quadro, ad avere la torta completa di tutti i volumi che effettivamente vengono scambiati su quello strumento. Vi faccio un altro esempio per farvi capire tutti i luoghi e le modalità di scambio di un certo strumento. Quando lavoravo sempre come trader, c'era un desk che io lo chiamavo il desk edging, no? Facevamo fondamentalmente degli arbitraggi. Che cosa succedeva? Noi andavamo a monitorare un'azione, per esempio, che ne so, Unicredit, no? L'andavamo a monitorare su tutti i mercati sui quali era quotata, che evidentemente, ancora una volta, non è solo il mercato primario italiano, l'MTA, che possiamo considerarlo come il mercato principale di riferimento, no? Per la quotazione di Unicredit. È quel luogo virtuale che si chiama MTA, sul quale sono quotate le azioni italiane. Non è solo lì Unicredit. Ci sono una marea di mercati sui quali Unicredit è quotata e che cosa succede? Noi monitoravamo tutti questi book di negoziazione di tutti i mercati sui quali Unicredit veniva quotata e ad un certo punto i mercati sono diventati molto efficienti oggi, però una volta funzionava molto bene questa cosa. Se ad un certo punto su un mercato rispetto a un altro c'era un disallineamento di prezzi e noi riuscivamo a comprare su un mercato, su un book Unicredit a 18,20 e riuscivamo a shortare Unicredit su un altro book, su un altro mercato a 18,22, noi avevamo due tick, o meglio, no, adesso con le nuove regole sui tick delle azioni la cosa è cambiata. Noi avevamo 2 centesimi, poi vi spiego cos'è il tick. Noi avevamo 2 centesimi di guadagno assicurato. Quando ovviamente questo spread, chiamiamolo, questo disallineamento rientrava, quindi banalmente su entrambi i book avevamo 18,19 come prezzo di Unicredit, così come sull'MTA, così come su tutti i mercati, a un certo punto erano tutti allineati con lo stesso prezzo, cosa che oggi succede molto più spesso perché i mercati sono molto più efficienti. Noi andavamo a richiudere le posizioni, a richiudere questo spread trading, questo hedging, questo arbitraggio, chiamatelo come volete, e guadagnavamo praticamente 1 centesimo da una parte, guadagnavamo 1 centesimo dall'altra parte e lo facevamo con una montagna, ma veramente una montagna di pezzi. Si parlava di trade da milioni, milioni di pezzi con controvalori che rappresentavano decine, centinaia di milioni di euro. E su una montagna di quantitativo andavamo a guadagnare 1 o 2 centesimi, ma 1 o 2 centesimi garantiti. Mi viene in mente un po' come, qui faccio un parallelismo con le scommesse, no? Molti scommettitori che lo fanno evidentemente di lavoro, professionisti, che cosa fanno? Hanno delle piattaforme grazie alle quali riescono a monitorare le quote di un certo evento e quando ad un certo punto si crea una situazione rispetto alla quale, che ne so, una partita di calcio 1x2, no? Io riesco a scommettere uno su una piattaforma, X sull'altra, due su quell'altra ancora, e matematicamente ho la certezza che non perdo soldi, ma ci guadagno magari 1 centesimo, 2 centesimi, chiaramente quello è un regalo. Cioè, adesso non è così semplice da spiegare facendo questo parallelismo sulle scommesse, però ad un certo punto ci sono delle quote real time su diverse piattaforme, grazie alle quali se io scommetto 1, x e 2, con quantitativi ovviamente ponderati, io praticamente scommetto, che ne so, un totale di, faccio un esempio, 1000 euro e se esce uno, cioè se vince la squadra in casa, guadagno 1001 euro.
Se esce X, quindi pareggiano le due squadre, guadagno 1.001 euro. Se invece vince la squadra in trasferta, quindi esce 2, guadagno 1.001 euro. Ci sono dei momenti in cui si creano queste situazioni, in questo caso giocando appunto con il disallineamento di quote fra varie società di betting, di scommesse, tu hai un arbitraggio, tu sei di fronte alla possibilità di fare un hedging, un arbitraggio e guadagnare sempre e comunque qualsiasi cosa succeda. È praticamente la stessa cosa. Ci sono dei desk di trader, degli uffici di trader nelle banche di investimento che fanno esattamente questo. Appena c'è un minimo disallineamento fra diversi mercati rispetto alla quotazione dello stesso strumento, allora scatta vendita acquisto in contemporanea. Vendi di là, compri di qua. Quando rientra il disallineamento, hai un guadagno assicurato. E è una cosa che funzionava molto bene tanti tanti anni fa, evidentemente i mercati erano più inefficienti da questo punto di vista e penso a 20 anni fa anche più c'erano dei regali sui mercati e tante banche di investimento avevano questi desk, questi uffici di trader che facevano questa cosa molto molto grandi, con tantissimo budget, con tantissimo personale e evidentemente c'erano enormi guadagni da poter fare sull'inefficienza, su questi disallineamenti dei mercati. Oggi ormai questa cosa si è ridotta veramente all'osso, c'è ormai poco da prendere, infatti di conseguenza anche gli uffici, questi desk di trader che si occupano di fare esattamente questa cosa, sono evidentemente ridotti a poche unità con pochissimo budget e hanno ormai poco da prendere. Chiaramente, ma penso fosse scontato, sono cose che una volta si facevano in maniera manuale, col passare degli anni sono state automatizzate, ci sono dei sistemi automatici che lo fanno perché ormai devi farlo in un millesimo di secondo, altrimenti perdi quel vantaggio, quel regalo, no? Quell'edge, quell'arbitraggio che riuscivi a fare una volta. Evidentemente l'automatizzazione di questo sistema ha reso più efficienti i mercati. Oggi sul mercato delle criptovalute si riesce a fare questa cosa. Sulle criptovalute è un mercato evidentemente nuovo, regolamentato da poco tempo, sul CME, sul Chicago Mercantile Exchange. Mi pare che esista un Refusal sul Bitcoin, per esempio, da dicembre 2017, se non erro, qualcosa del genere. E lì ancora ci sono delle situazioni rispetto alle quali comprando e vendendo lo stesso strumento su diverse piattaforme, su diversi mercati, hai ancora questi arbitraggi significativi da poter fare. Quindi quella tecnica lì, quella pratica lì si è spostata e si sta spostando molto sul mondo delle cripto. Bene, vi ho promesso una parentesi, cioè che cos'è il tick? Il tick è l'escursione minima che uno strumento può fare. Cioè, banalmente, una volta che ne so, Unicredit poteva spostarsi da 18,18 a 18,19. Oggi c'è tutto un meccanismo strano che determina il tick, cioè l'escursione minima che un'azione possa fare, e che ha praticamente trasformato il tick in qualcosa di non stabile ma dinamico. Cioè, l'escursione minima che uno strumento può fare non è un centesimo, punto e basta. E se supera i 20 euro diventa, che ne so, 2 centesimi. No, ci sono delle regole diverse che l'hanno reso più dinamico. Tutto qua. Allora, io come sempre, perché adesso vediamo nella parte finale come usare i volumi, cioè per quanto il dato non sia completo, magari per la maggior parte del tempo, per la maggior parte delle giornate, la maggior parte dei volumi sul DAX vengono effettivamente fatti sul mercato regolamentato e quindi noi possiamo magari seguire quei volumi per cercare di ottenere un vantaggio. Perché, ripeto, il 90% del tempo, il 90% dei volumi sono magari effettivamente quelli lì, quelli del mercato regolamentato che la nostra piattaforma ci fa vedere e quindi possiamo comunque analizzare i volumi, tradare il mercato seguendo i volumi. E non avere un insuccesso. L'insuccesso ce lo avremo
nel momento in cui un giorno la maggior parte dei volumi sono fuori mercato, vengono fatti in quei luoghi virtuali di cui vi ho parlato poco fa, e allora magari lì ci accorgiamo che non capiamo più niente e seguire i volumi della nostra piattaforma, che tipicamente sono quelli del mercato regolamentato, ci manda in confusione, ci fa sbagliare, e allora capiamo che evidentemente quel giorno il grosso dei volumi si sta facendo da un'altra parte. Però per fortuna succede poche volte. E vi faccio vedere quindi come usare i volumi per fare trading. Prima chiaramente vi lascio i contatti di Kimura Trading, grazie alla quale questo webinar, questa diretta è gratuita. Potete andare sul sito kimuratrading.com per aprire un conto demo o reale. Se aprite un conto reale, avete un mese gratuito del mio canale One Click Trading, che è questo qua. Ve lo faccio subito vedere, eccolo qui, One Click Trading. Tutte le sere io pubblico i risultati della giornata, le operazioni che condivido per il giorno dopo, ingresso stop e target su 10 strumenti, sono questi qua che vedete in sovrimpressione, e poi faccio anche dei vocali di approfondimento, un vocale di recap, un vocale in cui parlo delle valute, uno in cui parlo degli indici e l'ultimo in cui parlo di materie prime e Bund. Un mese gratuito di questo canale se aprite un conto reale con Kimura. Vi faccio vedere un po' di posizioni della giornata, per esempio un long di Bund da 171,60 che sta andando bene. Cos'altro? Una differenza che ho fatto oggi, long americani, short europei, lo vedete qua. O per esempio anche l'oro sta andando bene, 1737 long a favore di trend. In questi giorni l'oro sta salendo. Comunque mi scrivete ovviamente ai miei contatti, che sono questi qua, nicolaparatrading@gmail.com, e evidentemente potete chiedermi come aderire a questa promozione, se no lo comunicate direttamente a Kimura Trading in fase di apertura conto. Bene, direi di tornare sui volumi. Adesso vi faccio vedere come, in maniera molto semplice, si possono seguire i volumi per capire cosa sta succedendo sui mercati e soprattutto cosa succederà nell'immediato futuro. Guardate il DAX. Questo è il DAX giornaliero e sul DAX Daily abbiamo una forte salita nelle ultime giornate. Prendiamo queste giornate qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Queste 6 giornate di fila, belle, verdi, in salita, ogni giorno un nuovo massimo rispetto al giorno precedente, quindi un mercato palesemente rialzista. Come si fa a capire se questa forza rialzista si sta esaurendo? Si guardano i volumi. Primo giorno di salita, ecco che i volumi sono ad un certo livello. Adesso qua non ho l'esatto dato totale dei volumi fatti, però abbiamo questa barretta che rappresenta i volumi molto molto alta, una delle più alte delle ultime giornate. Poi che cosa succede? A mano che il mercato sale, a mano che passano i giorni e si fanno nuovi massimi, noterete come i volumi sono tendenzialmente in diminuzione. A parte questa giornata qua, qui salgono e poi, perdono, qui scendono i volumi e poi risalgono. Complessivamente abbiamo volumi piano piano, gradualmente, sempre in calo. Che cosa significa? Significa semplicemente che c'è un delta fra la salita dei prezzi e la discesa dei volumi, una divergenza, se vogliamo chiamarla con un gergo tecnico, rispetto alla quale abbiamo un'indicazione di graduale indebolimento della forza rialzista. Se addirittura, questo vuol dire che piano piano il trend a rialzo si sta esaurendo, continua il mercato a fare nuovi massimi, ma ogni giorno i volumi sono sempre più bassi. Perché? Perché ci sono sempre meno compratori che evidentemente smettono di comprare a prezzi sempre più alti perché diventa sempre più rischioso. E probabilmente il mercato sta salendo solo con gli stop loss di quei piccoli e pochi venditori che provano a shortare lo strumento, ma
fa nuovi massimi, quindi poi si stoppano in perdita. Per stopparsi in perdita devono mettere un ordine di acquisto, quell'ordine di acquisto alimenta la salita. Ma se il mercato sale solo con gli stop loss dei venditori, evidentemente i volumi sono sempre più in diminuzione, sono sempre più decrescenti. Ed è quello che è successo in queste 6 giornate qua. Devo dire, non in maniera così netta, non in maniera così forte. Perché il mercato sale e i volumi scendono, però non è che scendono in maniera così forte, ma è evidentemente comunque un'indicazione di diminuzione della forza dei compratori. Il mercato sale, ma con sempre meno compratori, e evidentemente sale con sempre più stop loss di chi shorta. Che cosa sta succedendo oggi? Abbiamo nella giornata di oggi, ovviamente il dato dei volumi deve ancora completarsi, un mercato fermo. Ieri lo sappiamo, no? Ci sono stati nuovi record storici per il DAX e poi praticamente dalle 9 dall'apertura del cash è solo sceso il DAX e ha chiuso anche, devo dire, molto vicino ai minimi di giornata. E nella giornata di oggi siamo fermi, fermi, inchiodati, non si sta andando da nessuna parte. Se per caso nella giornata di oggi facciamo una candela rossa, la prima dopo una serie di verdi, la candela rossa evidentemente genererà un massimo più basso di ieri e anche un minimo più basso di ieri, sarebbe opportuno, sarebbe ancora meglio. Quindi candela rossa, primo elemento. Massimo più basso di ieri, secondo elemento. Minimo più basso di ieri, terzo elemento. Se abbiamo anche il quarto elemento, cioè volumi in crescita, mentre avevamo osservato una graduale diminuzione dei volumi, se per caso con una candela rossa nella giornata di oggi i volumi sono in crescita, allora evidentemente abbiamo un'indicazione di come gli shortisti, i venditori stiano guadagnando terreno. Stiano prendendo forza ed evidentemente il mercato è pronto ad un'inversione al ribasso, magari anche solo per pochi giorni, magari anche solo un ritracciamento di qualche centinaio di punti, ma evidentemente qualcosa sta iniziando e delle prese di beneficio dei compratori e o venditori che guadagnano terreno e aumentano la loro forza sta evidentemente arrivando. Poi magari tutto questo accade, come è evidente, all'interno di un quadro long su tutti i fronti, su tutti i time frame, però anche in un quadro palesemente rialzista, qualche giornata, qualche centinaio di punti di ritracciamento è fisiologico, è salutare, è naturale e può tranquillamente arrivare proprio nei prossimi giorni. Ci vediamo mercoledì alle 11 con il prossimo webinar sponsorizzato e gratuito grazie a Kimura Trading. Io vi ringrazio, vi saluto, vi auguro una buona giornata e un buon trading da Nicola Para. Ciao a tutti.